Buonasera a tutti ragazzi e bentornati nella Camera Biancorossa. Oggi vi volevo parlare delle ultime notizie relative al mondo di Piacenza Calcio, in particolare quella che spicca di più è l'imminente addio di Dubikas al Pordenone. Dubikas, ormai ex capocannoniere dello scorso campionato del Piacenza, è ormai addirittura d'arrivo verso la società nero-verde, società che ha dimostrato fin da subito un certo interesse per questo giocatore, comunque un attaccante di categoria che l'anno scorso ha segnato 10 reti e si era dimostrata molto, molto interessata. Il Piacenza, considerata anche l'interesse da parte del giocatore di lasciare la piazza, si è visto costretto a lasciarlo andare. Ancora non si sa nei dettagli dell'operazione, ma si parla di un conguaglio molto elevato. Sicuramente il Pordenone ha una disponibilità economica non indifferente, quindi è riuscito a convincere la società e il giocatore. Adesso c'è una piccola discordanza tra la domanda e l'offerta da parte del giocatore con la società nero-verde, ma l'addio è ormai addirittura d'arrivo. Ricordiamo anche che metà di quello che è l'incasso di questa cessione andrà nelle casse del Lecce, che detiene metà del cartellino del giocatore. Al Piace arriverà anche come contropartita tecnica un giovane classe 2000, Michel Onija, che ha avuto è un centrocampista centrale, ma può svolgere anche il ruolo di mediano, che ha avuto anche qualche presenza sia in Serie C e anche alcune presenze in Serie B l'anno scorso col Pordenone. È un giovane sicuramente interessante, che interessava molto anche la società, quindi si spera che possa essere un bel prospetto e chissà che non possa diventare anche uno dei titolari della nostra formazione. Sicuramente è un giovane di belle prospettive, gli manca ancora un po' di minutaggio nelle gambe per dimostrare appieno quelle che sono le sue capacità. Mi ha gasato molto quella che è stata l'intervista di qualche ora fa a Nicolò Palazzolo, nostro centrocampista che è arrivato nell'ultima sessione di mercato dalla Gianna Erminio. Vedo molto entusiasmo da parte della squadra e anche da parte, diciamo, della maggior parte dei tifosi. Molti magari sono scettici perché comunque molti giocatori sono andati via, altri come Dubikas sono in partenza, sono arrivati molti giovani, anche molti under, e quindi c'è un po' di scetticismo da parte di alcuni, ma io vedo comunque una certa coesione tra la squadra, anche la società e la maggior parte dei tifosi. Comunque c'è curiosità in vista del prossimo campionato. Io sono convinto che si possa fare molto bene. Chiaro, molte sono delle incognite, ma io non starei qui a sentenziare, perché molto spesso ci siamo dovuti ricredere riguardo a certi under, specialmente. In molti casi diciamo che i precedenti hanno avuto ragione, ma vedremo cosa accadrà. Chiaramente l'addio di Dubikas comunque apre le porte al tesseramento di Claudio Morra, centravanti di grande esperienza in Serie C, ma anche in categorie superiori. È reduce da un infortunio dal quale comunque sembra essersi ripreso e ha convinto il mister Scalise, quindi sarà lui il nostro nuovo attaccante titolare che completerà il tandem d'attacco insieme a Rossetti. E quindi questo per quanto riguarda il mercato e la squadra. Domani ricordo che alle 17:30 al centro sportivo di San Nicolò ci sarà un allenamento congiunto con la Gazzanese, squadra che milita nell'eccellenza, e ricordo l'amichevole di domenica 21 agosto contro la Pontedera, che si giocherà a Vigolzone. In quell'occasione ci sarà anche la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento, per chi ancora non l'avesse fatto. Attualmente abbiamo superato quota dei 615 abbonati, quindi comunque numeri che fanno ben sperare, speriamo che si possano alzare ancora di più, e ci sarà anche la possibilità di fare una cena insieme alla società e alla squadra. Sono tutte news di cui già avevo parlato negli scorsi video, ma lo ricordo ancora. Piccola chiosa invece riguardo al canale, voglio ricordare una cosa. C'è già anche nella descrizione del canale
che la mia squadra di cuore è e rimane il Piacenza Calcio. Io ho una simpatia neanche troppo nascosta per la Fiorentina e quindi seguirò anche le sue partite. Parlerò soprattutto però delle partite della Fiorentina, non delle notizie del mercato, insomma. Quello che mi interessa di più è Piacenza, le novità, le partite, le impressioni mie su quello che sarà il campionato che verrà. E quindi questo lo volevo ricordare per chi ancora non, a chi non fosse ancora chiaro. Inoltre vi ringrazio di tutte le iscrizioni, di tutte le visualizzazioni, i complimenti che mi stanno arrivando da molte parti. Siamo quasi arrivati ai 100 iscritti, manca ancora un piccolo sforzo per raggiungerlo. Stavo pensando a uno speciale 100 iscritti, però vedremo insomma in cosa si concretizzerà. E vi farò sapere. Chiaramente sto anche cercando di arredare un po' la camera perché è stata ritinteggiata in queste settimane, quindi prima di arredarla con tutte le maglie, i gagliardetti e tutte quelle cose ci vorrà ancora del tempo, quindi vi chiedo di pazientare ancora. Detto ciò, il video si conclude qua, vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate delle ultime operazioni del mercato, di come si sta muovendo la società. In queste settimane, quali sono le vostre impressioni anche riguardo al campionato che verrà? Vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione, vi mando un abbraccio e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!